Ed è per questo che io voglio chiedere a loro, come ho chiesto a Giovanna, qual è la loro storia con la tecnologia e qual è il loro rapporto con la tecnologia, in ordine alfabetico, fatto dal professor Fortino. Sì, grazie, buonasera a tutti. Allora, iniziare con la tecnologia mi fa fare un balzo indietro di tantissimi anni, insomma. Da pochissimo ne ho compiuti 50, essendo un maschietto, insomma, posso svelare la mia età. Beh, insomma, io ho iniziato come ingegnere informatico, quindi stiamo parlando di tantissimo tempo fa. L'anno scorso sono diventato ingegnere d'argento, quindi 25 anni fa, e da subito sono stato catturato dalla tecnologia da una parte, ma dalla scienza e dalla tecnologia, insomma, da ambedue, diciamo così, queste importanti direttrici della mia vita non solo professionale. E quindi, diciamo, information technology in primis, quindi la tecnologia legata al mondo dell'informazione e della comunicazione, con una prima grande esperienza che è stata presso proprio l'Università di Berkeley in California, lavorando sia per l'università che per alcune start-up che all'epoca erano focalizzate in ambito sistemi multimediali. Quindi, ad esempio, questi sistemi che adesso utilizziamo, soprattutto in questo periodo pandemico, StreamYard ed altri, ok? Beh, insomma, li abbiamo in un certo senso creati noi tanto tanto tempo fa, insomma, più di 25 anni fa, con tutta una serie di applicativi di streaming per internet, ok? Ovviamente poi la mia carriera si è rivolta prevalentemente agli aspetti scientifici, quindi all'università. Ho girato un po', per chi mi conosce, insomma, sa che ho girato tantissimo, un po' per tutto il mondo, collaborando, diciamo, sia con l'Occidente, attualmente diciamo con l'Oriente, con la Cina, ma continuo a collaborare con diverse università americane. E la tecnologia poi mi ha portato anche a fondare la mia azienda, il mio startup, il mio spin-off, che è tutto calabrese, denominato Sensiscal, proprio su una di quelle paroline che, Michela, tu hai citato prima, Internet of Things, Artificial Intelligence and Internet of Things. Beh, il mio spin-off ha, diciamo così, questo focus, come del resto la mia attività di ricerca, che è prevalentemente, diciamo così, focalizzata proprio sulle nuove tecnologie guidate dall'intelligenza artificiale, applicate poi a quella che noi chiamiamo Internet of Things. Ok, quindi, diciamo, questo è stato un po' un mio excursus velocissimo, ma che testimonia come, diciamo, la tecnologia ha permeato e permea, insomma, tutta la mia vita. Ok, quick translation for those who are listening to us from the US or from the UK. Professor Fortino said he's an informatic engineering. He started his career working for startups. He worked at the University of Berkeley during his career, and he wandered around the world putting his technology to the service of the people he met. And then he said that practically he was one of the first people to use these systems of streaming, which are very, very important for us in these difficult times, these pandemic times, when it's very important to be in contact with people and it's very important to stay united through technology. So now I want to ask Professor Fortino more about his works. Voglio chiedere di più al professore Fortino per quanto riguarda il suo lavoro. You said you are the founder of Sensiscal, which is a startup, and you work with the Internet of Things.
But how specifically does your startup works, and how in depth you can use technology with it? So come lavora la tua startup, come è nata, come è stata fondata, come è venuta l'idea, how the idea of founding SensiScal was born, e che cosa in particolare, qual è il modo in cui la startup utilizza la tecnologia? Sì, allora ovviamente rispondo in italiano, poi magari tu traduci, o se vuoi traduco anch'io, insomma. Allora, SensiScal nasce da un'esperienza di ricerca, ok? Quindi abbiamo realizzato, Sensi è stata fondata nel 2010, quindi ormai ha 11 anni, nel marzo 2010, quindi esattamente 11 anni fa, nasce da un'esperienza di ricerca, soprattutto sulle reti di sensori corporali, sul wearable computing e sull'Internet of Things. Abbiamo deciso, insomma, di creare questo startup proprio per fare un po' più di sviluppo, perché solitamente, diciamo, in università si fa più ricerca con l'obiettivo di realizzare, diciamo, delle idee, chiamiamole scientifico-tecnologiche, di scrivere degli articoli e così via. Quindi, diciamo, l'approccio è un po' diverso rispetto all'approccio, diciamo così, industriale, aziendale. In quel momento volevamo appunto abbracciare, avere un altro cappello, oltre che il cappello, diciamo, di accademici, anche il cappello di coloro i quali poi davvero creano tecnologia e magari, se riescono, riescono anche a venderla, se, diciamo, hanno un po' di successo. Noi in realtà abbiamo, diciamo così, più perseguito un modo di creare tecnologia basato su tutta una serie di progetti, quindi noi siamo stati coinvolti come startup, abbiamo vinto dei progetti di carattere sia nazionale che internazionale, e a quel punto, diciamo, abbiamo promosso i nostri prototipi più tecnologici in questi contesti, collaborando con aziende sia nazionali che internazionali. Non ultimo, alcuni dei nostri prodotti sono stati anche introdotti in Cina, avendo io tutta una serie di legami con la Cina, sia come professore che come visiting scientist di diverse università e istituti cinesi, e quindi un po' i nostri prodotti, che ripeto, si basano su tecnologie IoT da noi stessi create, tecnologie per il monitoraggio della salute, tecnologie per il monitoraggio di ambienti intelligenti, e allora, diciamo così, li abbiamo, questi prototipi li abbiamo introdotti, ripeto, sia in progetti di carattere nazionale e internazionale che, diciamo così, in terra cinese, nella quale collaboriamo anche con altri start-up cinesi per creare un po' di massa critica proprio con un focus, come ho già detto, sulle tecnologie IoT applicate alla cura della salute oppure applicate agli ambienti intelligenti, come ad esempio le città intelligenti. Quindi questo un po' per darvi, diciamo, un'idea, ecco, in inglese sarebbe un flavor di quello che noi, insomma, stiamo facendo. Okay, that's wonderful. Again, I'm gonna give a very quick translation. So the startup, the SensiScal startup, was founded in 2010, so it is 11 years old, and it was born by an experience of research, and its aim is to put into practice the scientific technological ideas in a different way compared to the purely academic way of doing research. The approach is an approach that is different from the industrial approach, and the startup during the years has won numerous projects, and it has promoted many prototypes, and it has contributed to the monitoring of environment, the monitoring of health, and of course it has collaborated with many national and international companies.